da 80 anni. La qualità di sempre. Saicaf, il caffè. La TV italiana. Beh, oggi ho il dottor Salvatore Matarrese. È un piacere sempre rincontrarla. Piacere mio. Sempre rincontrarla. Ora, noi ci siamo incontrati un po' di tempo fa, dove, diciamo, in riferimento al suo ruolo anche all'interno del movimento, diciamo, di Luca Cordero di Montezemolo, insomma, quindi come coordinatore responsabile per quanto riguarda la Puglia, quando ci incontrammo all'epoca tutto quanto era ancora in fase, diciamo, di costruzione, però le idee erano abbastanza chiare su quello che doveva accadere in Italia, quello che poteva essere un po' il progetto di una nuova Italia, di una nuova classe dirigente ed altro. Ultimamente, leggendo anche articoli, ANSA e tutto quanto, insomma, c'è una posizione netta che avete preso. Ecco, tanto per capire, siamo anche a ridosso di abbastanza vicini all'evento elettorale, insomma, aprile 2013 è abbastanza alle porte. Qual è la situazione per quanto riguarda il vostro movimento? Allora, Italia Futura ha fatto sicuramente una scelta che era stata già preannunciata. Rimane un'associazione di pensiero di cittadinanza attiva, quindi di sollecitazione verso la pubblica amministrazione, ma anche verso i cittadini ad esercitare il loro ruolo, e confluisce comunque con propri esponenti all'interno di una lista nazionale, di interesse nazionale, nel quale abbiamo aperto a tutti indistintamente, abbiamo già partecipazioni importanti del mondo cattolico, delle ACLI, della comunità di Sant'Egidio, ma anche altre associazioni. L'obiettivo che Italia Futura ha raggiunto è quello di far capire che è arrivato il momento di interessarsi in prima persona, di promuovere un ricambio politico vero, con competenze, con serietà, con partecipazione, perché non possiamo più, in una legge elettorale che non consente ai cittadini di avere dei propri rappresentanti, ma comunque non possiamo più permetterci di avere delle non competenze, di dove è necessario avere competenze, dove è necessario avere programmi, progetti, dove ci vuole un impegno della cittadinanza. Quindi Italia Futura ha raggiunto questo obiettivo, ha mosso questo movimento di persone che vogliono partecipare direttamente alla vita del paese. Ecco, per quanto riguarda la legge elettorale, insomma, il Porcellum è ancora esistente, qui si parla di modifiche del Porcellum, francamente in maniera ancora più, come possiamo dire, non so se positiva o negativa, l'alzare al 40-42%, insomma, l'eventuale premio di maggioranza per garantire governabilità, insomma, alla fin dei conti è tutta da valutare. Ma voi preferite un altro tipo di legge, insomma, una legge dove c'era magari l'elezione diretta del candidato, del senatore, del deputato? Certamente sì. Noi, come tutti i cittadini italiani, volevamo una legge nella quale ognuno fosse libero di nominare le persone che ritiene più competenti e capaci di rappresentare la collettività. Ed è strano, è anche particolare, che davanti a una sollecitazione ripetuta del Presidente della Repubblica e della cittadinanza, la nostra politica non arriva a fare questa legge, quindi ci dobbiamo anche interrogare perché non si arriva a fare questa legge. Ed è anche singolare che molte coalizioni politiche diventino anche delle liste civiche, perché vogliono cercare di prendere questo desiderio di partecipazione e riconiugarla in un'azione politica di partito. Noi non siamo contro i partiti, ma siamo a favore della gente che entri nei partiti con idee nuove e competenze nuove. Quindi noi avremmo voluto una legge che fosse effettivamente democratica, ma anche questa legge non impedirà ai cittadini che si vogliono dedicare, ai migliori, di entrare in questo contesto. Ed è per questo che noi ci alleiamo in senso trasversale a tutti quelli che credono che anche con questa legge si possa cambiare, si deve cambiare il nostro paese e la politica del nostro paese. Ecco, Matarrese, però, per capire, questa legge impone ovviamente dei blocchi, delle coalizioni, insomma. Ecco, a questo punto, visto che lo scenario si sta abbastanza delineando, abbiamo un PD con SEL e con un forse Antonio Di Pietro che rincorre questa coalizione, con un Beppe Grillo dichiaratamente solo, diciamo, nella sua corsa, con un PDL totalmente da ricostruire, e francamente non si sa e non si capisce, addirittura Alfano parla di cambio di simbolo e nome nuovo, insomma, questo movimento. Ecco, voi dove pensate di collocarvi? Come pensate? Noi ci collochiamo in un ambito liberale, moderato, di centro,
al quale arriviamo non con alleanze politiche né partitiche, non ci prestiamo a quella logica che noi per prima abbiamo contestato di fare da completamento a situazioni di partiti che hanno percentuali già stabilite, ma entriamo in campo con la raccolta di firme se necessario e procediamo in maniera del tutto autonoma con le competenze che riusciremo a recuperare dal territorio, quindi in maniera assolutamente indipendente. Quindi non si parla degli stoni o là, niente? Assolutamente no, noi vogliamo rappresentare l'istanza dei cittadini a rinnovare il paese e a dare continuità a un governo Monti, non tanto nell'azione che è stata un'azione emergenziale che il governo Monti ha fatto per recuperare quel minimo di credibilità e di parametri economici, ma di contesto, di serietà e di credibilità alla quale bisogna dar atto, Monti ha portato al nostro paese, quindi noi riteniamo che supportando Monti con adeguate competenze il nostro paese non può che migliorare sia dal punto di vista economico sia dal punto di vista della rappresentatività, in uno con delle azioni che chiaramente saranno sicuramente mirate ad alleggerire il peso fiscale sui cittadini e a ridar moto all'economia, all'occupazione, in un ruolo dello Stato anche che sia diversa. Ma crediamo nella continuità, perché in questo momento l'effetto positivo del governo Monti, che venivamo già visti con occhio diverso rispetto ai paesi con i quali ci siamo sempre misurati, e abbiamo acquisito una credibilità che sicuramente può essere utile per il futuro del nostro paese. E quindi gli alleati chi potrebbero essere secondo lei, eventualmente? Ma gli alleati sono sicuramente... Si è capito ormai che correte da solo, quindi questa è la cosa. Gli alleati sono sicuramente nell'area moderata. Quindi può essere l'UDC, FLI... Tutte quelle persone, quei partiti nei quali effettivamente riconosciamo rinnovamento, competenze e visioni omogenee sui programmi. Non vorremmo essere la duplicazione di quei giochi politici che hanno messo insieme tante anime e tante componenti per poi tradire tutti, a cominciare dagli elettori. Noi vorremmo ricreare un rapporto diretto tra i cittadini e i rappresentanti dei cittadini, e quindi questo ci porta ad avere una responsabilità ancora più grande e quindi ad evitare delle logiche di alleanze su percentuali per arrivare a posizioni di governo, ma a portare delle logiche di alleanze su programmi, obiettivi e rappresentatività e competenze certe all'interno del nuovo assetto parlamentare che andremo a creare. Avete dei sondaggi per caso? Ma noi abbiamo dei sondaggi... Perché alla fine dei conti si è capito che siete entrati totalmente nella società civile, insomma, comunicate, quindi... Noi abbiamo dei sondaggi che ci derivano dall'esperienza diretta, anche che ho vissuto personalmente nella nostra regione in maniera assolutamente spontanea. Abbiamo costituito 35 delle associazioni comunali di Italia Futura, abbiamo creato dei momenti di incontro dove abbiamo visto grande partecipazione e grande desiderio di rinnovamento. Abbiamo anche delle percezioni che ci derivano anche dall'esperienza della lista Grillo, che una proposizione più moderata, più programmatica, più reale, più vicina all'effettivo bisogno della gente in ambito moderato centrista può avere sicuramente un seguito, può andare a colmare quelle lacune di credibilità che purtroppo l'assetto politico attuale ha portato, e quindi noi su questo siamo abbastanza confidenti, fermo restando che poi sarà nella scelta dei candidati di questa lista nazionale che giocheremo gran parte della nostra credibilità e del nostro seguito. Ora parliamo dei punti fondamentali, secondo il suo punto di vista, quali sono veramente i pilastri, insomma, del movimento, insomma, perché la gente deve dire ok, a questo punto è il momento di cambiare, effettivamente questo movimento può essere quello giusto? Ma innanzitutto perché il nostro movimento propone una visione dello Stato meno invasivo, e noi sappiamo che lo Stato nei suoi costi e nella sua gestione è il principale tappo allo sviluppo della nostra democrazia, della nostra economia e anche dello sviluppo imprenditoriale. Noi vorremmo uno Stato che faccia con efficienza alcune delle cose che attualmente fa, e quindi parliamo di sicurezza, di gestione dei beni culturali, di gestione delle infrastrutture, di gestione della scuola, di gestione dei servizi strettamente connessi ai cittadini, ma che liberi tutte quelle posizioni dove è necessariamente un costo e una burocrazia, favorendo quindi un contesto più vivace di presenza dell'amministrazione, di servizi più efficaci e quindi di riduzione anche dei costi non solo della politica ma anche
dello Stato come apparato. Quindi semplificare significa consentire agli imprenditori e ai cittadini di avere servizi reali, di avere una presenza dello Stato non come un nemico da abbattere, ma come un partner nelle iniziative anche di carattere economico. Significa anche alleggerire i conti del nostro bilancio pubblico e dall'altra parte consentire agli imprenditori di investire, di partecipare con lo Stato nella realizzazione di servizi e infrastrutture di interesse pubblico, trovando le banche a fianco agli imprenditori in un rapporto corretto tra pubblico e privato. Ma non è solo questo, è anche eliminare tutti quei livelli dello Stato che sono inutili, come potrebbero essere tutti gli enti nei quali lo Stato partecipa anche senza alcun motivo strategico, che sono un costo notevole, e perché no pensare anche di ridurre le province o proprio annullarle per eliminare un livello dello Stato che, più che essere un coordinamento, molto spesso diventa un appesantimento e un ulteriore costo che si riverbera sulla collettività. E chiediamo anche che su questo percorso vi sia spazio appunto per un allargamento della legge elettorale che consente ai cittadini di eleggere i propri rappresentanti e che vi sia anche una presenza dello Stato che sia più di servizio ai cittadini piuttosto che di esazione dei verso i cittadini, quindi riduzione della tassazione che viene fuori attraverso il concetto della dismissione del patrimonio pubblico. Noi abbiamo sempre detto perché lo Stato deve vessare i cittadini ancor prima di ridurre i propri costi, e quindi cominciamo a pagare i debiti che lo Stato ha anche nei confronti dei cittadini vendendo i beni dell'amministrazione che non sono funzionali all'attività dello Stato stesso. Sappiamo quanto è grande il patrimonio della pubblica amministrazione, sappiamo quanto una volta messo sul mercato possa aiutare ai cittadini a liberarsi di una tassazione che è arrivata quasi al 45%, al 55% sulle aziende. Quindi una filosofia liberale molto concreta da attuare con immediatezza e in continuità a quel percorso avviato da Monti di recuperare almeno dei coefficienti economici che noi crediamo che possano essere ulteriormente raggiunti con questi interventi sulla dismissione del patrimonio dello Stato e su un efficientamento della spesa pubblica e dei servizi per i cittadini. Come imprenditore, Mattarrese, d'altronde avete una famiglia importante, diciamo, è conosciuta in tutta Italia, come imprenditore il rapporto con l'Europa. Il rapporto con l'Europa è soprattutto il rapporto che nell'Europa abbiamo con la Germania e con la Francia, quindi con questi partner competitor che per sotto profilo, diciamo, industriale francamente un po' di problemi li stanno creando. Ecco, che rapporto, che pensiero ha lei e se il movimento ha un pensiero nei confronti di questo tipo di Europa? Ma noi viviamo la presenza importante della Francia e della Germania, una presenza che viene dal passato, storicamente sono regioni ricche, ma sono soprattutto regioni nelle quali la democrazia ha avuto uno sviluppo corretto e coerente anche all'assetto sociale di questi paesi, dove la programmazione e la politica industriale è sempre stata un fiore all'occhiello, perché concertata, ma anche perché programmata non in una visione di consenso politico a breve, ma di consenso nel medio-lungo termine. Quindi noi come imprenditori soffriamo la presenza di questo contesto che è competitivo su tutti i mercati esteri, è competitivo perché questi paesi, anche quando noi andiamo all'estero, li troviamo organizzati in aiuti paese che si traducono poi in interventi imprenditoriali diretti di imprenditori di quei paesi. Lo soffriamo perché hanno sicuramente una bilancia di Stato molto più solida, che deriva appunto da un contesto che insieme imprenditori e cittadini e Stato sono riusciti a creare. C'è stato un concetto di bene comune lì. Il bene comune, che io credo che sia anche uno dei motivi per i quali loro hanno timore e difficoltà ad allargare quel concetto che Monti porta avanti di solidarietà europea, che per loro significa anche entrare dal punto di vista economico in contesti sui quali non hanno una visione molto chiara delle logiche anche politiche e industriali. E noi come cittadini soffriamo questa difficoltà del nostro Stato di programmare gli investimenti, soprattutto nel settore dell'edilizia, che è un caso tipico. Certo. Abbiamo queste fluttuazioni, queste contrazioni molto repentine che ci costringono molto spesso a creare tanta disoccupazione come in questo momento. Abbiamo problemi anche sui pagamenti. Noi abbiamo una legge europea sui pagamenti, una legge europea sui pagamenti che dice che lo Stato ha l'obbligo di pagare alle scadenze entro 60 giorni. Il nostro governo, il nostro Stato, il nostro potere legislativo lo traduce in un obbligo per i privati ma non per il pubblico, che è anche comprensibile perché lo Stato italiano traduciamolo, insomma, se l'imprenditore deve pagare, arriva Equitalia e prende tutto, ma se lo Stato
Stato deve pagare l'imprenditore deve aspettare, non si sa quanto, esatto, quando prende questi soldi. Quindi allora a questo punto è meglio non fare una legge di questo tipo, perché incastra l'imprenditore corretto a dover pagare a sinistra, a non essere pagato a destra, quindi lo si mette davvero in grandissima difficoltà. E questa è una coniugazione molto spesso strumentale di quelli che sono gli adempimenti che la Comunità Europea ci porta, che sono molto spesso di altro tenore, cioè sono finalizzati a creare percorsi che in altri paesi sono corretti, da noi si traducono per esigenze contingenti in una meccanica rimodulazione di queste situazioni. È sempre uno per tutti il patto di stabilità. Il patto di stabilità in Italia include nella cassa dei pagamenti anche gli investimenti, quindi gli investimenti infrastrutturali, gli investimenti per la scuola, gli investimenti per ogni servizio per i cittadini. Negli altri paesi gli investimenti, siccome sono ammortizzabili, vanno per cassa per la quota ammortizzata, quindi si capisce esattamente la differenza, ma si capisce molto com'è forte l'impatto di questa diversa interpretazione sulle nostre finanze, sui nostri comuni, sul nostro Stato, che effettivamente non paga più nulla perché deve rimanere in parametri restrittivi che ci siamo imposti per un debito pubblico che è esageratamente elevato. Ma io la domanda che vi pongo, e me la pongo perché da, non solo da operatore ma anche bene o male da studioso di queste tematiche, ma c'è una volontà di farvi crescere come imprenditore? Perché io sto avendo un po' dei, non lo so, c'è qualcosa che non mi torna, c'è come una sorta di freno a tutto ciò che deve essere crescita, sviluppo, occupazione. Lei ha detto chiaramente prima le banche, le banche effettivamente non so quanto vi stanno aiutando in questo momento storico, se dall'altra parte ci sono tutti questi legacci, legacciuoli, insomma a chi produce lavoro, ricchezza e intraprende alla fin dei conti, insomma voi come imprenditore, imprenditori, come state vivendo questo momento? Lo viviamo in maniera franca, grande difficoltà, perché noi lo diciamo sia come Confindustria che come ANCE, i parametri di crescita sono stagnanti, noi non stiamo crescendo Squinzi, come PIL. Lo sento però a volte abbiamo, un po' adirato a volte. Abbiamo, come dice Squinzi stesso, una tassazione così elevata che inibisce la crescita, inibisce gli investimenti, non a caso il PIL italiano è praticamente a zero, anzi stiamo andando anche sui valori negativi. Ma perché il contesto si è ingessato, da una parte una macchina pubblica poco efficiente, molto burocratizzata ma molto costosa, dall'altra parte un sistema bancario che sta cercando di reggere tutto il paese, compreso l'inefficienza pubblica, ma deve anche attenersi a dei parametri economici dettati da Basilea 3 e dalle leggi della Comunità Europea, per cui deve assolutamente ridurre gli impegni, perché non è pensabile che ci siano capitali da poter essere messi nei patrimoni delle banche ulteriormente. E quindi ridurre gli investimenti significa anche gli impieghi, significa anche ridurre i coefficienti di rischio, tutto un fenomeno economico corretto che va però a impattare sulle piccole realtà industriali, le piccole imprese che sono quelle più esposte al debito pubblico delle pubbliche amministrazioni. Quindi è un meccanismo che da una parte deve muoversi, ecco perché Italia Futura dice muoviamoci dalla parte che crea il problema, che è la macchina pubblica, che è inefficace nei tempi, quindi con la burocrazia, inefficace anche nei costi. Quindi se si toglie questo tappo, noi riteniamo che possiamo rilanciare tutto un contesto positivo di investimenti e di supporto banche e imprese. Ma quindi la macchina pubblica, per quello che ho capito prima, va, diciamo, alla fine dei conti, dismessa per quelle attività, patrimoni che praticamente non rendono e creano solo costi. Per patrimoni invece strategici, parlo di acqua, di luce e altri tipi di attività, ecco, scuola. Insomma, lì deve rimanere, ecco, deve rimanere una mano pubblica competente. Con una gestione privata, con magari, una gestione, con una gestione manageriale. Quindi dove, alla fine dei conti, però, dove la politica il pubblico non deve ci deve rimanere. E, profilo, diciamo, di garante del servizio pubblico, ma noi quello che verifichiamo è che la politica molto spesso diventa anche garante di quelle nomine e posizioni manageriali, certo, che vanno ad inficiare poi sulla gestione di questi enti, che molto spesso non può che poi essere sinergica anche a delle logiche di politica della parte vincente, della parte che determina queste scelte. Ecco, noi dovremmo, sull'esempio dei paesi che abbiamo citato prima, cercare di dividere il più possibile o perlomeno coniugare scelta politica ma con grande competenza tecnica e capacità di gestire questi enti che sono poi strategici e che incidono molto sui servizi che noi andiamo a dare ai cittadini. Noi in Puglia abbiamo un esempio, l'Acquedotto Pugliese è un ente che comunque ha migliorato la sua efficienza con l'inserimento di competenze specifiche, anche se poi abbiamo visto l'epilogo recente, però di certo se si riesce a fare questo ne abbiamo tutti da godere, soprattutto avremo dei servizi calati sulle esigenze dei cittadini.
Bene, per concludere, Teresa, questa intervista, la domanda che, ripeto, volevo fare è: il presidente Montezemolo, che è un manager di altissimo profilo, ecco, lui che tipo di impegno vuol dare, vuol mettere a disposizione, insomma? Allora, io direi che il presidente Montezemolo è l'esempio di un imprenditore che poteva fare altro, poteva dedicarsi ad altro, ma che, come tutti gli imprenditori, avverte la necessità di un cambiamento per il bene delle aziende. Se le aziende non hanno un'interlocuzione efficace ed efficiente in un contesto che sia orientato verso lo sviluppo, siamo tutti destinati a soccombere. Quindi, da questo punto di vista, Montezemolo è una persona generosa, come sono generosi tutti quelli che aderiscono a movimenti come Italia Futuro, che mettono in discussione anche il proprio impegno, se stessi, per cambiare un sistema nell'interesse personale ma anche di tutti. Montezemolo ha sempre garantito la sua presenza ovunque, comunque la sua faccia è dietro questo movimento. Io credo che nella sua scelta di non essere il padre padrone o il leader indiscusso, il leader massimo di questo movimento, ci sia proprio un'onestà intellettuale, anche sollecitata dalla base, perché noi vorremmo creare una squadra nella piena filosofia del presidente Montezemolo, ma anche nella piena filosofia dei cittadini, che non vogliono un one man show. Ne abbiamo già avuti parecchi nella politica italiana e anche nel passato ne abbiamo avuti anche devastanti in certi aspetti. Noi vorremmo creare una squadra di interessi, culture, competenze e sinergie capace di garantire tutti i cittadini, perché la pluralità di idee, la pluralità di competenze è la migliore garanzia di democrazia per i cittadini e di sviluppo per il nostro paese. Noi su questo ci crediamo, nel piccolo, nel grande e anche ad alti livelli, ed è quello che con la convention del 19 vogliamo dimostrare. Non è Italia Futura di Montezemolo, non è la lista di Montezemolo, ma è la lista di tanti cittadini di buona volontà che hanno avuto da Montezemolo il là per partire in questa direzione. Credo che gli esempi di imprenditori di successi siano anche un conforto, una motivazione migliore per i cittadini per lanciarsi in una direzione politica ed impegno che probabilmente non è conosciuta negli sviluppi, ma sappiamo la partenza. Grande necessità di riavere una politica vicino ai cittadini, dove le idee dei cittadini finalmente siano qualcosa che vada a servizio dei cittadini, degli interessi piccoli e grandi che tutti noi avvertiamo essere totalmente disattesi da questa politica che ci ha portato in un contesto di grandissima difficoltà. Ultima battuta, Regione Puglia. C'è la possibilità di una che Nichi Vendola, insomma, possa lasciare il suo ruolo di governatore e quindi ritornare al voto alle elezioni. Che cosa prevede lei in questa regione, insomma, cosa bisognerebbe fare? Bisognerebbe fare quello che si sta facendo a livello nazionale, portare le migliori competenze a gestire la macchina pubblica e scegliere il nostro Presidente della Regione per le sue competenze, per la sua vicinanza ai bisogni della gente e non dalle logiche di partito, dalle logiche delle maggioranze, della politica. Fare questo movimento significa garantire alla nostra regione il miglioramento della posizione attuale. Io credo che al presidente Vendola va dato atto che ha creato comunque un contesto di collaborazione con tutte le associazioni e con tutti gli enti e anche con le personalità. Io per primo ho un'ottima interlocuzione, anche non avendo una condivisione magari del pensiero politico, il che dimostra che la libertà e la circolazione di idee porta dei risultati. La Regione Puglia è vista già come un mezzogiorno diverso, ha dei numeri che sono diversi e quindi questo riprova che chi deve rappresentare la Regione Puglia deve essere effettivamente espressione di un consenso il più vasto possibile, non l'espressione di partiti che decidono chi è più rappresentativo sulla base di percentuali, ma non di bisogni di rappresentatività e di bisogni della gente che effettivamente ha difficoltà ad arrivare a fine mese. Quindi una riflessione anche qui di movimenti, di persone, di impegno civile, di liste, di quanti credono che la Puglia possa fare anche meglio di quello che sta facendo. Bene, io ringrazio. Sono io che ti ringrazio sempre. Il dottor Teresa, no, perché è interessante, no, perché effettivamente la lettura è proprio questa. Noi abbiamo un Beppe Grillo che viaggia da solo, che francamente è stato un forte grimaldello per un po' per un elemento di rottura, insomma, con un sistema bloccato, però manca qualcosa, manca la proposta. Quindi ecco. Ora, oltre a questo Movimento 5 Stelle, la novità, io non la vedo ancora, eventualmente siete voi la novità parallela a quella di Beppe Grillo, perché tutto il resto continua a essere UDC, PDL, PD. Ecco perché è importante sentire effettivamente quali sono, cioè,
ci sono grandi differenze ovviamente, però il fatto che ci sia qualcosa di nuovo che coinvolge gente, cittadini via, è un dato importante. Quindi io personalmente voglio seguire con molta attenzione il percorso di questo movimento di Luca Cordero di Montezemolo, capitanato in Puglia ovviamente da Salvatore Mattarrese, e quindi ci vedremo spesso, ne parleremo e vedremo effettivamente dove si vuole andare. Molto grazie. Volentieri. Grazie. Da 80 anni, la qualità di sempre. SaiCaf, il caffè